Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video un po' particolare che non tornava da Luca Comics, se non mi sbaglio, almeno i 350 like. Dai ragazzuoli, conto su di voi. Detto questo, buona visione! Poi, sono bentornati oggi veramente in un format che, sono sincero, vorrei portare più spesso, però solo e soltanto se a voi piace e se vedo il supporto necessario. Anche perché, ragazzi, come avete visto negli ultimi giorni, YouTube sta avendo dei seri problemi con le feed, ma anche con i like, perché tipo c'è una quantità di like e poi così di punto in bianco ne toglie alcuni. Non si sa per quale motivo, ragazzuoli, non appare il video nella home della gente. Cioè, a parte qualche leopardo si blocca come al solito. Ma detto questo, è il momento di fare l'unboxing del nostro bellissimo Vegito Blu LR. Ragazzuoli, ebbene sì, ho acquistato direttamente da GameStop, quindi sì, tranquillamente l'ho trovato in un qualsiasi GameStop, ragazzuoli. Cioè, appunto, di parte la carta di Vegito Blu. Eccolo qua, ragazzuoli. Quindi sì, in questo video più che altro andiamo anche a dire se è fatta bene, se vale la pena prenderla per come è fatta. Perché sì, ragazzuoli, esiste da mesi questa figura, però diciamo da GameStop, se non mi sbaglio, è possibile prendere veramente da poco. Quindi sì, la trovate in un qualsiasi GameStop e niente, direi di unboxarla. Ok, io direi intanto con le nostre belle forbici di spostare intanto l'iPad. Anzi no, sì, vabbè, l'iPad lo mettiamo un attimino più in qua. Avete visto il nostro santino che comunque ogni tanto ci accompagna. Qua ci mettiamo la figure, Vegito l'altra figure, ragazzuoli, ce la spostiamo, anche perché non ha senso tenerla qua. E io direi di iniziare subito con l'unboxing, sperando che io ci rientri nel tavolo, perché è quello che è purtroppo. Beh, io seguo tutto, ragazzi, non me ne frega nulla. E vabbè, ho bello sciupato la scatola, ragazzi, sono un campione. Soliti scotch che odio e che mettono ovunque, ne mettono 70 quintali. Ma chi vuoi che te la pigli? Cioè, nel senso, costa 35 euro, mica 70.000, nel senso. Ok, ce l'abbiamo fatta ad aprirla. Ok, tiriamo su ovviamente la linguetta ed ecco qua che iniziamo il vero e proprio unboxing. Ok, come vedete all'interno troviamo due sezioni, ovviamente una sicuramente ci sarà il busto e nell'altra ci saranno le gambe. Anzi, davvero probabilmente di qua ci sarà la base. E infatti, ragazzi, ecco qua la base. Oddio, è abbastanza grossotta come figura. Pensavo fosse più piccolina, sono sincero. Molto leggera, semplicemente perché sotto è forata. Cioè, è cava, nel senso, non è piena. Quindi, piccolo punto a favore. Ho una figura di gol, ragazzuoli, quello leggendario Super Saiyan, che dentro è piena. Quindi, era un attimo, secondo me, un fattore che ci stava di più. Sinceramente, ci stava di più. Non so se ha effettivamente, come in quella del Super Saiyan 4... la roba ho scritto Dokkan Battle davanti, ma sembra che non ci sia. Stavo guardando un attimino da me, ragazzuoli. Comunque, intanto direi di aprire subitissimo almeno questa parte, così almeno siamo proprio certi al 100%. Eccola qua, ragazzuoli. Come vedete, base molto semplice, a dire il vero, sono sincero, potevano fare di meglio, cioè, come vedete anche i dettagli, ragazzi, sì, ci stanno, ma... Ok, nel senso, non è che sia niente di particolare, è una base, nel senso. Ok, intanto la base ovviamente ce la mettiamo da parte, ragazzuoli, la mettiamo qua tanto fino a che non c'è il busto, la base non ce ne frega niente. Andiamoci a prendere ovviamente il resto del corpo. Ok, ho già visto che probabilmente i colori, forse, anche perché sì, prima di acquistarmela, ma già l'avevo visto quando uscì più o meno la figure in generale, ho visto che i colori forse erano migliori rispetto all'altra figure. Ok, a livello di dimensioni forse ci siamo, e a dire il vero secondo me è fatta anche meglio, ma comunque adesso ovviamente le andiamo a vedere insieme. Qua c'è tutto ovviamente, la scatola poi è vuota, le faccio vedere brevemente che dentro è vuota, non c'è più nient'altro ovviamente, quindi ce la possiamo levare anche dalle scatole. Ecco qua, ragazzuoli, quello che troviamo al suo interno non è niente di che, ovviamente abbiamo gambe e busto, quindi alla fin fine questo è. Poi ovviamente, ragazzuoli, io sono scrupoloso su queste cose riferite a dei giochi, quindi le andremo a confrontare anche alla carta stessa di Docker, ed è per questo che ho l'iPad qua sotto la camera, probabilmente dove vediamo per appunto il Vegito Blu LR di Dokkan Battle, perché sì, voglio effettivamente confrontarlo con voi anche per i colori, per la posa, ma anche nei dettagli, perché se devono fare una figure in collaborazione con un gioco, quindi come Dokkan Battle, che come sapete è il format principale del canale, devono farla bene. E esigo la perfezione per quanto riguarda Dokkan Battle, quindi ok.
Intanto, ragazzi, possiamo già vedere che, ok, sembra fatta decisamente forse meglio dell'altra. Adesso la confrontiamo brevemente. Ok, qua possiamo vedere, ragazzi, entrambi i Vegito. Qua vediamo, ok, che il colore ovviamente è più o meno identico, a parte ovviamente per le sfumature, quelle delle ombre più o meno della carta di Vegito Belair, più o meno è uguale. Quindi possiamo vedere, ragazzuoli, dopo vi farò vedere direttamente quella carta che più o meno è identica. E una cosa che apprezzo veramente di più è il colore dei capelli, perché a differenza di quella vecchia, quella nuova ha un colore, intanto come al solito sono illuminato da Dio, quindi bellissima sta cosa. Quella vecchia aveva quel colore di verde acqua sui capelli che non mi piaceva principalmente, quindi diciamo essenzialmente non mi piaceva. Mentre questa, come possiamo notare, ha i capelli proprio blu, da Super Saiyan blu, forse quasi da Blue Evolution per certi aspetti. Anzi, a dire il vero sembra più un blu da Dragon Ball Super Broly, quindi sì, passate un attimo il termine, se prendo Goku e Vegeta Blue, quanto sono illuminato da Dio in questo momento, mamma mia! In questo momento sì, se prendessi quelle figure là di Goku e Vegeta, ma comunque c'è stato l'unboxing sul canale un po' di mesi fa, vedete sicuramente che il colore più o meno è identico. Quindi il busto, ragazzuole, ce lo mettiamo qua, se sta in piedi, non penso, vabbè, ce lo mettiamo per terra. Andiamo ovviamente ad unboxare anche le gambe, perché sì, ovviamente non vorrei far finire, e questo, ragazzi, è un attimino una cosa a cui ho pensato, no? Sarebbe tipo figo far diventare anche questo Chernobyl o il vecchio Vegito Blu. Però sono sincero, a questo punto preferisco comprarmi un'altra action figure, magari anche di quelle bootleg del cavolo cinesi che vengono riprodotte, diciamo sono copie dell'originale, e che per appunto da poi far diventare Vegito Blu Chernobyl. Quindi ditemi nei commenti magari se volete una nuova versione di Vegito Chernobyl, ecco. Comunque, gambe di Vegito, a mio avviso anche queste forse meglio fatte rispetto a quella della precedente versione di Vegito, che ho sempre qua, eccola qua, ragazzuoli. Secondo me a livello anche di sfumature ci sta, questo è un attimo più elettro, più acceso, questo è un attimo più originale alla carta stessa di Vegito Blu, anche se davvero a livello di blu come colore questa si avvicina di più all'LR. La faccio vedere ovviamente anche nel di dietro, quindi sì, alla fin fine possiamo vedere ovviamente i dettagli, ma bene o male non è che ce ne abbia tantissimi. Stiamo parlando comunque di una carta di Dokkan, una figura dedicata a una carta di Dokkan, quindi sì, più o meno non è che ne abbia tantissimi, ragazzi. Sì, ci sta, ma essenzialmente è. Ovviamente è arrivato il momento di comporre la figure, perché adesso è arrivato il momento cruciale, ok? Incastriamo, se si incastra, non come Vegito Chernobyl che si spezza. Ah, ok, ora sto spaccando tutto, ragazzi. Ma quanto è duro? Oh, raga, è fottutamente duro. Ora spacco qualcosa. Ok, ragazzi, l'ho messa. Penso che sia la figure con un incastro più duro che abbia mai visto in vita mia. E nel complesso, ora che abbiamo anche l'opportunità di metterla effettivamente nella sua posa, direi di mettercela. Quindi qui ci sta il piede, in teoria dovrebbe stare qua, ma deve stare con la gamba alzata dietro. Se noi, faccio vedere, se noi mettiamo il piede in modo perfetto, la gamba, il piede dietro sta, non tocca. E sono sincero, ci sta, va bene, ma cioè, adesso guardiamo un attimo della carta di Dokkan per capire. Qua di fronte noi abbiamo la carta di Dokkan. Ora, la carta di Dokkan, secondo me, non ha questo particolare. Cioè, non si capisce se il piede tocca terra o meno. Quindi non capisco perché qua hanno pensato così, dello spontanea volontà, che il piede non tocca la terra, e quindi facciamolo che è sospeso in aria. Fatemi comprendere questa stregoneria. Anche se a dire il vero non c'è nessun appoggio fatto apposta per il piede, quindi ci sta secondo me. Quindi è fatto apposta, non è che un errore della figure. Ci sta, ragazzuoli. Nel complesso però, a mio avviso, come figure ci sta, è ben fatta. Adesso ve la farò vedere un attimino più nel dettaglio. Però a mio avviso non so se merita l'acquisto, perché comunque siamo di fronte a una figure che in confronto a questa, ok, cambiano colori, cambia la posa, però più o meno ci siamo, nel senso non è che siamo a alti livelli rispetto a quella uscita precedentemente. Quindi sì, va bene, questa è di Dokkan, però capiamoci, non è che ci sia tantissimi dettagli in più per dire che compro questa rispetto all'altra. Anzi, per certi aspetti forse è fatta meglio questa, perché forse a livello di dettagli, proprio anche di viso, cose così, è fatta meglio questa. Quindi questo è un attimino il mood che volevo dirvi. Ha ovviamente una base molto più piccola rispetto a quella dell'LR, a differenza ovviamente dell'LR che ha un pezzo di terra proprio per appoggiarsi alla base, e a differenza tra l'altro di questa qua, dell'LR,
Questa può rimanere in piedi anche senza la base, quindi se magari la perdete potete benissimo tenerla senza base. Quindi se alla fin fine sono soddisfatto di questa figure, sono sincero, non lo so perché è carina, ma come vedete anche a livello di dettagli della faccia non è che siamo, cioè, a livelli altissimi. Secondo me è fatta meglio l'altra, anche a livello dei capelli, poi sono stondate alla fine, qui l'altra veramente sono a punta, quindi non saprei dirvi, ragazzuole, secondo me, infatti come vedete Popà non è che si incastri nemmeno più tanto bene, però vabbè, questa è una cosa magari proprio off cam, ma infilare per bene senza magari romperlo, sennò diventa veramente di nuovo Vegito Chernobyl, quindi sì. Alla fin fine, questa è la figure di Vegito Blu LR. Ditemi ovviamente, ragazzuole, nei commenti cosa ne pensate. Io ovviamente il parere ve l'ho già detto. Adesso però lo confrontiamo un attimino con la carta vera e propria, perché questo è un attimino il mood principale. Confrontiamola un secondo. Ok, qua ci lasciamo quella di Dokkan e qua ci mettiamo la nostra bellissima figure. Ok, a livello di posa ci sta, più o meno siamo lì. A livello di... del resto, neanche più di tanto, anche perché sarebbe tipo così. Tipo così sarebbe. Ok, tipo così. Ci sta, ma anche no. Ci sta, ma anche no. Nel senso, a questo punto potevano farmi una figure tipo quelle, come vediamo tanto, cioè spesso, di Ghost Persian con le sfumature nette, proprio come le lere, stile lere di Dokkan. E potevano farmi una figure in quel modo. Sarebbe stata più bella, più apprezzata e più realistica. E più, diciamo... e che rispettava di più i canoni delle lere di Dokkan, secondo me. Anche se alla fin fine, vi ripeto, per 35 euro ci stanno, non possiamo chiedergli chissà cosa per 35 euro, nel senso, quindi... alla fin fine va bene così. Ragazzuoli, questa era la figure di Vegito Blu LR di Dokkan Battle. Mi raccomando, lasciate subitissimo un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina sempre accesa, almeno 250 like entro mezzanotte. Se volete il triple pull con altri ospiti su un gioco che io ragazzuoli, iscrivetevi qua sotto al 100 e recuperate tutti i video qua a destra e a sinistra, tutti i video precedenti a questo, in primis ovviamente gli episodi di Kakarot e quello uscito ieri, ragazzuoli, di pull su Dragon Ball Legends, primissimi video qua sopra delle schede. Grazie a tutti e let's go boys ancora una volta, e ciao a tutti, ragazzuoli.